Sentiamo Massimo Scuderi, ex dirigente sportivo, che addirittura si è preoccupato di far venire qui un'altra emittente regionale, cioè Antena Sicilia, perché ormai è un abitué degli studi sportivi di Antena Sicilia, per testimoniare questo disagio, no? E allora Massimo, tu anche in Facebook hai fatto commenti, hai anche proposto possibili soluzioni alternative a questa del palazzetto di Brugoli. Sì, vogliamo parlarne anche per i signori qua. Amministratori, i signori commissari che sono lì, non so se guardano, osservano, si rendono conto, se si affacciano, ci danno la anche della loro, perché non si può amministrare una città solo con i conti così stretti alla mano, anche perché il disagio è enorme. Non si può solo badare al bilancio, anche se è catastrofico, quello c'è, ma ci sono anche le opzioni possibili. Ma io ne ho citate alcune, ora non so se. Vabbè, diciamo, esterniamo. Allora, questi commissari sono venuti qui per la legalità e la trasparenza. Bravo. Ora io dico, da quando ci sono insediati loro, sarà stato un caso, comunque vengono a mancare il tribunale, il giudice di pace, l'ufficio delle entrate, gli inviati sportivi sono sempre in situazioni peggiori. Diciamo, scusa per correttezza, diciamo che il tribunale era stato soppresso dal governo Monti, però i giudici di pace, l'ufficio delle entrate potevano salvarsi almeno in piccolo se loro avessero avuto la capacità di prevedere la salvezza, come hanno fatto a Floridia dove è stato salvato l'ufficio del giudice di pace. In tutta Italia solo 12 comuni non hanno il giudice di pace, fra questi 12 Augusta. Della incapacità. Nei dati negativi ci siamo sempre noi. Nei dati negativi l'ufficio ci siamo delle entrate a Lentini c'è e noi lo potevamo ancora salvare. E perché questi signori non hanno saputo trovare quando le opportunità anche a costo zero probabilmente ci possono essere. Se non ci sono, ce lo dicono loro, rispondono, perché tante volte abbiamo provocato interrogativi. Allora. Quali erano le idee che avevi lanciato? No, le idee che avevi lanciato, io non so quali sono le condizioni, ma l'ufficio dell'ex Tribunale delle Grazie è stato praticamente chiuso e credo che sia sfitto. Già. Ci hanno tolto il tribunale, vabbè, era in una palazzina privata, però inizialmente eravamo in Piazza delle Grazie ed è sfitto. Anche il tribunale aveva. Ora bisogna vedere se l'affitto è stato disdetto. Questo non lo sappiamo. Del palazzo Sento Blu di Via Lavaggio. Allora abbiamo delle foresterie militari che sono pronte che possono essere date al comune. La Marina Militare credo abbia al suo interno comprensorio, abbia un palazzetto dello sport che credo che sia vuoto e non viene usato da nessuno, inutilizzato. Hanno dei capannoni militari sicuramente dall'interno. Quindi ci sono delle palazzine servizi, la Marina e lo Stato potrebbe anche dare, io non so se la giurisdizione è soltanto nelle strutture comunali, proprio comunali, ma se Beh, lo si Stato... Può se lo Stato si può chiedere, si può abbiamo chiedere. La Marina ha tantissimi manufatti qui ad Augusta, è possibile che si debbano prendere le strutture sportive, ce n'erano due e tutte e due sono state, prima il Palaioni e poi il palazzetto di Brugoli, occupate, mi dicevano con tanti disagi dei ragazzini che... Le ragazzine traumatizzate. Sì, ma non sono loro. C'è anche l'organizzazione umanitaria Save the Children, Salva i Bambini, che si sta preoccupando del disagio dei minori migranti, perché il palazzetto non è adatto assolutamente per ospitare tutte quelle persone in quelle condizioni. Allora io spero che di fronte a queste drammatiche testimonianze, questi interrogativi così pressanti, e sono accorati anche da parte di tutti questi ragazzi, dei dirigenti sportivi o no, speriamo che questi signori possano dare una risposta, soprattutto io ricordo, una risposta concreta. Io ricordo sempre una frase, ho detto anche agli amici della Sicilia, se queste persone sono venuti, questi commissari, per la legalità e la trasparenza, cosa c'è più di legale e trasparente fare sport? Vabbè, benissimo. Cosa c'è? Soprattutto poi quando si tratta anche di piccole cose, bisogna cominciare dalle piccole cose. Ho sempre cose. Detto io un cartello all'entrata di Augusta, la città senza sport, e potremmo sensibilizzare un po' tutti.